Good morning, buongiorno, hello. C'è un po' di vento oggi, it's a little bit windy today, so that's why we're in this strange corner. C'è un po' di vento oggi, per questo siamo in questo angolo particolare qui, così. Oggi, dunque, parliamo di spirali e cerchi. Buongiorno! Good morning! Allora, bella lezione oggi. We have got, it's gonna be, it's a great lesson today. Come dire, ho messo insieme diverse cose, diverse pratiche che ho imparato. Stamattina ho creato un po' questa sequenza qui. So this morning I put together lots of different things I've learned. And I've sort of created this sequence here. So, non so se c'è ancora Cristina qui stamattina. Giovedì era il compleanno di Viola e oggi è il compleanno di Cristina. Quindi, auguri Cristina! So, happy birthday to Cristina! Non è semplice fare il compleanno in questo momento. Quindi mandiamo tanti auguri, eh? So it's not easy to have your birthday in this moment, eh? Have a great day. Comunque, andiamo alla pratica. Let's start the practice then. Dicevo poco fa, sono in questo angolo qua strano. Good morning, Cristi. Siamo in questo angolo qua perché c'è molto vento, poi c'è un trattore lì. We're in this corner here today because there's a bit of wind today, and also there's a tractor churning up bits and pieces. So, bene, allora ci mettiamo comodi. So, sit up comfortable. Non voglio fare troppo teoria sui spirali, così. Lo dico così, poi magari dico un sacco di cose. Allora, i spirali, come dire, partono da un punto e poi ritornano a un punto. È un modo anche per ritrovare un po' il centro. So, spirals, and spirals especially, they start perhaps in one point and then they become bigger. And then the big circle comes down, and then we find the central point where we are centered. E questo l'applichiamo alla spina dorsale, alle braccia, a tutto il corpo. So we're going to do this for the spine and for the whole body. It's very interesting. Una pratica molto interessante. Prima però sentiamo bene i piedi per terra, testa su, chiudiamo gli occhi, respiriamo un secondo tranquilli, spalle che cadono. So just before we start to do any movements, we're just going to feel our feet on the floor, our head going up towards the sky, and just taking some breaths, just breathing, coming back to the body, relaxing the shoulders. Bene, piano apriamo gli occhi, profondo con le braccia. Again. Se vogliamo, questo è già un primo cerchio. Disegniamo un cerchio con le mani. If we like, this is already like a first circle. We're designing these circles. E quindi ci rapportiamo diversamente con lo spazio poi. So we are relating to space in a different way, no? It's important to relate to space in a different way. È importante rapportarci con lo spazio in modo diverso. Ok, allora il punto del naso. Ok, so the point of our nose is going to make some really small circles. Fa dei cerchi molto molto piccoli. La punta del naso. Immaginare quasi che c'è una piccola matita. Imagine you've got like a small pencil on the end of your nose. So, circles. E poi piano piano la facciamo più grande.
piano piano, come un spirale, che piano piano diventa più grande. So we're gonna start to make these circles a little bit bigger, and like a spiral, they're becoming bigger and bigger and bigger, and smooth, all the time, really smooth. La facciamo questi cerchi molto, li curiamo bene, sono molto fluidi, rotondi. Quella è quella che vogliamo. We want to go towards circularity, if we can say that. And this cleans up. I'll explain this in a little while. La spiego meglio questa, l'importanza di fare queste cose pulite. E poi facciamo i cerchi il più grande che possiamo senza dare fastidio al collo. So we're gonna make quite big circles now. Just make sure it's always comfortable with your neck, okay? So stop. And we're gonna go the other way. So we start big and we go small. Cambiamo direzione, iniziamo grande e poi andiamo piano piano piccoli. Gli occhi un po' seguono il movimento. So our eyes, they are following the movement of the nose. And smaller and smaller and smaller, piccolo 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 finché ci fermiamo. Until we stop. Questo processo lo facciamo su tante cose diverse. Sentite come pomf, siamo ad un tratto molto più concentrati. So we're going to do this process for all sorts of different parts of our body now. And you notice how all of a sudden we are really like focused. Because it's cleaning up our thoughts, these movements. Because our thoughts, how we move, reflects how we think. Come ci muoviamo rispecchia un po' come pensiamo, no? E ci sono troppi pensieri spezzettati che vogliamo rendere puliti. There are too many fragmented thoughts in our heads, and with these exercises we're trying to harmonize and clean them. Allora, il naso. Ora, lo facciamo col braccio, we're gonna do with our arm. So very small circles with our fingers, cerchi molto piccoli con la mano, con le dita, e piano piano questi cerchi diventano più grandi, a spirale diventano più grandi. So slowly these circles are getting bigger, in a spiral way. Sentire anche il resto del corpo, non solo il braccio, ma anche come i piedi sono per terra, come aiutano nel movimento. Quindi grande, più grande, e poi stop e cambio. Grande. È sempre più piccolo, slowly smaller and smaller and smaller, and stop. The other side, l'altro lato, piano, piccolo, sentire tutto quello che succede qua dentro, so really feeling everything that's going on inside the shoulder. Piano piano più grande, piano piano più grande. Sentire, 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 starci intensamente in quello che stiamo facendo. So we're feeling, listening to what we're doing, we're really becoming really very intensely interested in the sensations in our shoulders. So bigger, slowly bigger. Potete guardare il movimento o guardare davanti. You can either watch the movement or look forward to the head. And stop. And the other way. So big movement. Big movement. Slowly becoming smaller and smaller. Cioè il movimento diventa sempre piano piano, sempre più piccolo.
Sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo. Stop. Great! È abbastanza schematico, però ci saranno anche delle sorprese oggi. This is quite methodical, but there will be some surprises today. So, while we're getting into this, we need a little patience as well, ok? Piano piano che entriamo in questo lavoro ci vuole un po' di pazienza per entrare, però il più attenzione metto dentro, il più poi il risultato, come dire, i benefici ottengo. Ok, so the more attention I am, the more awareness I put into these exercises, the more comes back to me, So more benefits come back to me. So both arms, Facciamo tutte e due le braccia, facciamo semplici che fanno la stessa cosa. So we're gonna do it simple, so both arms are gonna do the same thing. Yeah, we could make it very complicated, but we're not going to. Potremmo renderlo molto complesso, ma non lo facciamo. E quindi questi cerchi diventano più grandi, facciamo un po' più velocemente la trasformazione. We're gonna get there a bit quicker today, this time, with both arms. So making big circles. And then stop, and then backwards. So big circles. Forse notate che c'è una spalla che magari fa più un quadrato. Però cerchiamo di renderli più fluidi possibili, immaginando anche i spirali. So perhaps you notice that one arm is making more of like a square shape than a circle, but if we imagine and visualize the spirals we're making, we clean this movement up. Spero che è così per voi. Okay? I hope this is how it is for you. So we've done this arm. Let me read my notes a second that I've written. Okay. Venire un po' più avanti sulla sedia, ma sempre ben piantati. So we're gonna come a bit further forwards on the chair. And now we're using this. This is our spiral now. You see this? Questa adesso è il nostro spirale. Però iniziamolo piano piano, ok? Tutta l'asse che fa così. Ok? Dal giù a su. So this is our work now, this whole of our axis. This here. So we do spiral movements like drawing something with the top of our head. Ok. Facciamo dei spirali disegnando qualcosa come una matita sopra la testa. Ok, quindi iniziamo piano, slowly. The hands, they help us. Le mani sulle ginocchia ci aiutano, anche i piedi ci aiutano. Cioè, sentiamo che i piedi lavorano. The feet are helping us too. So very gently, very slowly. Make this movement bigger. Make this movement bigger. Make this movement bigger. Respirare. So we're breathing. Make this movement as big as we can now. Facciamo questo movimento grande quanto possiamo. Ah, e cambio. Change. So big movement first. Grandi movimenti prima. E poi piano piano divento più piccolo, divento più piccolo, divento più piccolo, get smaller and smaller and smaller. Continua qua piccolissimo, carries on really small here, and then we stop. Questa la facciamo ancora una volta. We're gonna do this again. Just because it's so powerful, make it smoother, Solo perché è potente, rendendolo ancora più fluidi, più rotondi. Sorry. Piccolo prima, piccolo. Un po' più grande. Vabbè, è un spirale che cresce piano piano. A spiral which slowly grows bigger and bigger. And change.
Chiudiamo un secondo gli occhi, sentire il beneficio. Close the eyes a second just to feel the effects of this practice. Profondo con le braccia. Again. Ora con la mano il corpo aiuta a far disegnare la mano qui in spirale orizzontale. So our body helps to make this movement with the arm, a spiral movement with the arm, okay? Può essere leggermente piegato o disteso. So the arm could be straight out or slightly bent. So we start a small circle. Iniziamo con un cerchio piccolo qui. E il corpo si muove. Sentire i piedi. So the body's moving. Feel the feet pushing on the floor. I make this circle bigger. Make this circle bigger. Bigger. And change. Spirale che diventa più piccolo, fluido. Spiral which is becoming smaller and smaller and smaller. Facendo questo si mette in collegamento tutta una serie di muscoli per organizzare delle catene molto efficaci. So when we do these movements, whole series of muscles, they all organize, become coordinated, no? And moving together. So the other side, l'altro lato. Immaginare, il più che immaginiamo anche il cerchio che facciamo, meglio è. So the more we really imagine this circle we're drawing in air, the clearer and the more benefit we will get from this work. Quindi il più che immaginiamo, il più beneficio otteniamo, immaginando proprio che dipingiamo questi spirali nello spazio. Cambio direzione. Usare i piedi sempre, piedi anche questa mano qui. So we're using our feet and this hand to help us slightly. I'm bending my arm a little bit here in the back here actually. Io sto piegando un po' il braccio quando torno indietro qua, per fare un giro proprio più largo. Che sto facendo? Farlo diventare più piccoli, più piccolo il giro. Non è facile parlare, fare due lingue. Buono per il mio cervello. So it's not easy to speak while I'm doing this and translate at the same time. It's a great challenge for my brain, for my little brain. Due mani insieme, un po' tipo DJ, no? È un po' tipo, it's like a bit of a DJ, he was scratching his decks now, but we do it with both our arms like this. Lo facciamo con tutte e due le mani così. Allora, zac, zac, zac. E piano piano più grande. Sentire tutto il lavoro dietro, incredibile, nella schiena, nelle spalle. Feel this incredible work that's going on in our backs and the shoulders. Bigger, bigger. Per qualcuno magari questo è anche un po' tosto delle spalle, magari bruciano anche un po'. Cambio direzione. This might actually even be like quite hard work for some people's shoulders. Proviamo a rilassare il più possibile però, ok? So we try to use less shoulder muscles as possible in this work. E questo è difficile, si tratta di togliere. Ho perso filo, cambiamo direzione. E piano, piccolo, top. Bene, sentire gli effetti, un secondo. Feel the effects, a second. Profondo con le braccia. Bello, no? Facciamo questo che non ci serve le spalle per rilassarle un secondo. Let's do this that we can relax our shoulders a second. No, facciamo no, così. È il busto che si muove.
È difficile, eh? Di lato. It's this part which moves. Il boost, this is our trunk which is moving circles now. Quindi piccoli. Immaginarlo, immaginarlo, l'importante è immaginarlo, immaginare un punto qui che si muove. Okay? The important thing is imagining this point here, which is making a small circle, which is getting bigger and bigger and bigger. And stop, the other way. Zack, 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 zack. Specialmente gli esercizi che diciamo, ah, quello è molto difficile, sono da praticare di più. Okay, especially the exercises which we find a little bit more difficult, they're the ones to practice a bit more, and making them fluid, our thoughts become more fluid, our movements become more fluid. So rendendoli più fluidi con la pratica, anche i nostri pensieri diventano più fluidi, i movimenti diventano più fluidi. Ok, ora, mano davanti, così, e diventa poi così. Okay, quindi gambe molto aperte, so legs quite wide open, hand in front, and you know it's the whole body, è tutto il corpo che fa muovere la mano, non è, vedete la differenza tra questa e questa? Do you see the difference between just my arm moving and my whole body that's moving my arm? Questo è il lavoro da fare, this is what we're doing, ok? So it's very subtle, but it's powerful, Ma è potente, è molto sottile ma potente. Ok, tutto il corpo che muove questo braccio, fa questo cerchio, più grande questa spirale. Ecco, grandissimo. Really big circles now. The whole body is moving the arm. Ok, stop. And the other way. E cambio direzione. E piano piano più piccolo, piano piano più piccolo. Change. Profonda. Torniamo, ci sono altri esercizi da fare su. Torniamoci per riposare un po' le spalle. So we're going to come back to some more exercises with the whole body sitting. We're going to stand up now. Alziamoci in piedi. Allora, teniamo la sedia bene, so we're going to hold on to the chair well. And our feet here, they're going to make circles close to the floor. So it's not just the leg which moves, it's the whole body which helps the leg move. Cioè non è solo la gamba che si muove, è tutto il corpo, la pancia che aiuta a fare il cerchio. Quindi facciamo, iniziamo un piccolo, un cerchio piccolo, immaginando il spirale. So we're gonna start with small circles, imagining the spirals with this foot. Zack. Slowly it's bigger. And change direction, big. Ogni tanto non è facile. Torniamo più piccoli. So we're going smaller and smaller and smaller and stop. Ok, questo è molto potente per sentirsi con i piedi per terra. These are quite strong, powerful exercises to really feel ourselves grounded, right? Cosa intendo da questo? Lo spiego prima di fare l'altra parte. Intendo che i muscoli
non ci tengono più su, ma ci permettono di andare giù. So, what I mean by grounded in this sense is that our muscles aren't holding us up all the time anymore, like in a state of alert, but they are releasing down and we can actually feel the weight of our body as it is. L'altro lato, the other side, it's our foot. Small circles, spiraling out. Facciamo questi cerchi di spirali più grandi, più grandi, più grandi. Cambio da grande, più piccoli. So from big, they become really small. Ok. Sentire. Wonderful! Facciamo un giro della sedia, un secondo solo per. We're just gonna do a quick round the chair, just to relax the mind a second. So sciolti, relaxed, moving, wiggling, shaking a little bit around the chair. And the other direction, shaking. Ok, great! Hula hoop! Dal piccolo, movimento piccolo, from a small movement. Small movement, become slightly bigger. Immaginare sempre il cerchio che stiamo facendo. So we're always imagining this circle we're making. Otherwise we do an automatic pilot. Altrimenti facciamo sul pilota automatico, non c'è consapevolezza così. Ok, grande. Cambio direzione. Da grande. Piano piano più piccolo. Più piccolo. Piccolo. Very good. Secondo, ci sediamo di nuovo. Let's sit down again. So with a leg forward, con la gamba dritta davanti, pochi, facciamolo veloci perché è impegnativo questo. We're gonna do it quite quickly because it's quite tough this one. So small circles, let's get bigger, big circles, change, big circles, make it smaller. The other leg, small, get bigger. Change, zack, 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 e smaller and smaller and smaller and smaller. Anche questo che abbiamo fatto un sacco di volte, lo facciamo in queste modalità. Even this exercise we've done like lots of times in these lessons, we're going to do it the same way. So small, iniziamo piano, sentirlo bene dentro, feeling it really intensely inside, slowly making a spiral bigger. Making a spiral bigger. Change. Big. Too small. Down. Ah. Piccolo. Spiralizzare. Spiraling. Change. Bene, profonda. Allora, questo qua, così, piccolo, c'è, schiacciamo le orecchie bene, we squash our arms against the ears, the hands like this, so making a small circle above, bigger, making bigger, bigger,
bigger. That's about as big as you can get. Questo è grande quanto si può, se no caschiamo. Change directions. Starting big. Going back. Also a little bit. Andiamo un po' indietro, un pochettino. Più piccolo. Più piccolo. Più piccolo. E giù. Sentire gli effetti, tutto il corpo. Lo faccio sempre queste lezioni, ok? Lo so, c'è una lucertola enorme. Andiamo a vederlo. Andiamo a vederlo. Non so se riuscite a vedere questa super lucertola. Speriamo che non la vede Cali, eh? Lucertola. Ok. Allora. Pasta con gli spirali. Momento di relax giù. So it's enough of the spirals, just gonna relax with the heads down a moment. Respirare nella schiena, breathing in our backs. Piano piano, tornare su, poi slowly coming back up again. Facciamo alcuni om, so we're just gonna make some oms, feeling the rounded nature of these sounds. So it's not just coming out our mouths, we're making a whole body vibrate. Allora il suono non esce solo dalla bocca, stiamo cercando di fare vibrare tutto il corpo. Sentire un po' come piano 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 sentire il corpo, l'ambiente. Slowly come back to ourselves, feeling the space.
our bodies, our breath, sentire un po' come ci ha lasciato questa pratica. So feel how this practice has left us this morning. Feeling slightly different. Forse ci sono mancati un po' di allungamenti. Perhaps we feel like we're missing some stretches. But you know, it's something new, some new stimulus has been brought in, this roundness. Ci sono comunque dei stimoli nuovi che sono stati introdotti, di questa sfericità. Se sentitevi che avete bisogno di allungarvi, fate un po' di allungamenti. So if you feel like you need to stretch, you could do this, just do this one. Facciamo questo qua, che ci fa bene. E così. Bene. Fatevi sentire, fatemi sapere com'era questa pratica. Sono sempre curioso. So let me know how this practice went. Magari da ripetere, perhaps it's to repeat, to be repeated. La settimana prossima faccio questa alle 4:30 tutti i giorni, cioè in più di queste sessioni qua, alle 4:30 tutti i giorni faccio questa 5-8 minuti di pausa, diciamo pausa al computer. Un po' sarà seduto, un po' sarà in piedi, non dico troppo, però è un stacco. So next week, 4:30 European time, I shall be doing these 5-8 minute like computer work breaks, live. Per chi non può seguire tutta una sessione lunga o comunque ha bisogno di un piccolo richiamo. So who hasn't got the time to dedicate to a whole half an hour practice, 45 minute practice, just wants 5 or 6 minutes practices. I'll do this, lo faccio la settimana prossima e poi vediamo, non è un impegno che posso mantenere questa, fare una cosa tutti i giorni. It's not something I could do every day, this 5-8 minutes practice. Ma rimaniamo comunque, questo appuntamento sempre lunedì e giovedì di tutto maggio. Grazie, grazie, fatevi sentire, buona giornata, ciao a tutti. Goodbye everybody, goodbye!